Buongiorno, Filippo Diodovic dalla sala operativa di IG. L'attenzione degli addetti ai lavori è tutta rivolta al meeting della Federal Reserve di stasera. I mercati attendono un governatore, Jerome Powell, molto colomba, che possa far credere quindi ad almeno 3 tagli dei tassi di interesse nel 2019. Riteniamo che difficilmente ci sarà già un taglio stasera. Molto più probabile che il primo interest rate cut sarà nella riunione di fine luglio. La Federal Reserve seguirà così l'esempio dato dalla Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Ieri il numero uno dell'Istituto di Francoforte ha aperto uno spiraglio per un nuovo taglio dei tassi e anche a un possibile nuovo piano di acquisto di titoli di Stato. L'euro dollaro ieri era sceso fino a 1,1180 per poi recuperare leggermente terreno oggi e oscillare attorno a 1,12. Le parole di Draghi hanno portato anche a delle pesanti accuse da parte del Presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha etichettato Draghi come un concorrente sleale attraverso una politica monetaria espansiva che ha indebolito l'euro. Sempre Trump, che ora vuole minacciare l'Europa con possibili dazi, dovrà chiudere il fronte con la Cina. L'amministrazione americana è infatti convinta che nel meeting del G20 a Osaka in Giappone le due parti, Stati Uniti e Cina, dovrebbero riuscire a trovare un compromesso sulle relazioni commerciali e interrompere così la cosiddetta trade war, la guerra commerciale. Altro tema caldo sui mercati finanziari è quello di Deutsche Bank, che lunedì ha toccato un nuovo minimo storico sotto i 6 euro, facendo scendere la capitalizzazione all'incirca a 13 miliardi di euro. L'introduzione di una possibile bad bank per i 50 miliardi di euro di asset tossici non ha convinto molto il mercato e anche la questione del too big to fail sembra venir meno. Con questo è proprio tutto. Buon trading.